Anche quest'anno una sagra molto importante, arricchita di eventi culturali. In questi anni, infatti, oltre al fattore enogastronomico, abbiamo voluto dare un qualcosa in più a livello culturale. Quest'anno ci sarà una mostra che tra l'altro sarà inaugurata sabato e poi ci saranno una serie di presentazioni di libri e poi faremo un evento a favore di Sgattoni e per la precisione gli dedichiamo l'ufficio turistico. Sagra della Porchetta, un programma ricchissimo con quest'anno la novità dei gettoni. Saranno due tipi di gettoni, un gettone per il panino con la porchetta e un gettone invece per la porchetta a peso. È una grande novità che speriamo che vada a migliorare il modo di approcciare la sagra da parte degli avventori, quindi evitando file e anche da un punto di vista igienico, visto che in questo modo i porchettari non maneggeranno soldi. C'è un manifesto che ha destato più di una polemica per la sagra della Porchetta di Campli. Qual è la vostra strategia comunicativa? Cosa rispondete alle accuse di sessismo? Allora, quello che dispiace in realtà è che dietro questo manifesto non c'è assolutamente nulla di sessista né nella volontà né nel fine. Non c'è una vera e propria strategia dietro questa scelta comunicativa. Sono dei manifesti che fanno parte di una serie di uscite, diciamo, che sono andate solamente sui social, un po' più gogliardi, un po' più provocatori, ma che non hanno nulla né di sessista né di appunto negativo nei confronti delle donne né di nessun altro tipo di figura in generale. E quindi quello che dispiace è che alcune persone, anche alcune istituzioni e associazioni hanno avuto una reazione un po' che per noi sembra esagerata, però diciamo tutto bene quel che finisce bene. Il nostro comunicato che abbiamo rilanciato sulla nostra pagina Facebook, abbiamo invitato queste autorità alla sagra, così da chiudere questa piccola polemica.